Moby Dick, siamo a queste sfide. L'altra volta avevamo fatto questa qua dei 30 giri su Tsukuba sotto il bagnato. Adesso abbiamo una gara di accelerazione con una nostra auto. Allora, l'altra volta la gara d'accelerazione è andata di merda, per il semplice fatto che non abbiamo... Cioè, noi è andata di merda, abbiamo preso l'oro, il minimo indispensabile. Quindi... Punti prestazione, semplicemente, poi vediamo come va. Parte la prima sguisciata. No, pensavo peggio, pensavo peggio. No, vabbè, comunque non si può fare. Al momento non si può fare. E niente, vabbè, andiamo intanto alle missioni successive. Che vedo di... Questa la dovremmo rifare, non so con quale però, perché effettivamente gara d'accelerazione con la macchina nostra è un po' problematico. Sfida Coni. Allora, il pad ce l'abbiamo a portata di mano, mo vediamo. Ricompensa. Ok, vabbè, dobbiamo piegare i birilli. Apparentemente ci siamo. No, quella Civic diciamo che non è proprio di serie, eh. Aspetta, ma dove stanno i birilli? Dove cazzo stanno? Ah, sono questi qua. Ok, non ho capito. Scusa, dimmi dove cazzo stanno i birilli. Ste cose. Gesù Cristian. Aviato? Sì, però ce ne siamo andati a puttane. Fanculo. Ma dimmi te. Che l'hai piato? Va bene. Va bene. Vai, cazzo. Vaffanculo. Va bene, esce, esce. Bravi tutti, bravi tutti. Che cos'è? Ok. A posto così. Torniamo a noi. Torniamo a noi. Però mi rimane quella... Accelerazione un po' così. Derapata l'avevamo fatta. Aia, sfida eco. Porca troia. Tieni sotto controllo i consumi regolando la mappatura carburante e controllando sapientemente l'acceleratore. Andiamo bene. Nella sfida eco i piloti devono compiere il giro più veloce con consumo di carburante ridotto. Dobbiamo fare 1,22. Dovrai regolare la concentrazione di carburante prestando molta attenzione alla mappatura di carburante. Vabbè, prima partiamo sempre random. Se la imposti su potenza l'auto... Sì, lo so come funziona. Vabbè, ho capito. L'obiettivo è trapelare senza restare a secco. Va bene. Capiamo. No, non sgasiamo, per piacere. Piano. Vedi. Aspetta, la mappatura dove sta? Eccola qua. Mettiamo a 3. Ma dobbiamo fare pure 1,22. Manco possiamo andare troppo lenti, però. Effettivamente dobbiamo fare un sacco di prove, vedere come va la macchina. 400 va, vedrei un Thrustmaster, vedi un T300 eventualmente, poi dipende sempre da, vedi quelli compatibili, perché Fanatec non ci rientra. 1,22 non so se... Ma in realtà secondo me possiamo spingere molto di più, eh. Con la benzina che abbiamo mi sa che la mappa la possiamo mettere pure a 2. Dobbiamo andare più veloci, abbiamo consumato poco. Allora, mappa 2 ci sta. Mappa 2 e spingere di più.
Poi qua giustamente le missioni piano piano diventano sempre un po' più complicate, come è giusto che sia. Un po' come le patenti, più vai avanti più sono complicate. Quindi ci starà perderci sempre più tempo con le stesse missioni. Bravi tutti. A posto. Velo. Va bene. Ci manca sempre quella d'accelerazione, diciamoglielo. Però. Allora. Manca il sorpasso e magia del giro singolo. Allora, sorpasso in una gara di categoria mista dimostra di essere più veloce in una gara tra auto gruppo 2 e gruppo 3. Fai attenzione ai tuoi rivali durante gli ingressi in curva, che differiscono notevolmente tra le due categorie. Capito? Tamponate come se piovesse. Prepariamoci. Sempre il giro singolo? No? Vabbè, dobbiamo arrivare ai primi, sì. Siamo con la GTR Nismo. Bravi tutti. Vai. Proviamo. Sentila. Mamma mia, senti che schioppetto. Donna. Ah, non è vero, non l'ho toccato. Vedrai. Seconda parte della pista l'ho sbagliata tutta. L'abbiamo sbagliata completamente. No, rifare. La facciamo anche, però abbiamo fatto diversi errorini. Spero se riproviamo un attimino. Un'altra volta, giusto? Un'altra volta. È troppo anche bella la macchina.
Grazie Odino, grazie per i 5, gli 8. Vaffanculo. Inchiodato avanti sto figlio di puttana. Abbiamo fatto meglio prima. No, vabbè, potevamo fare meglio. Se questo non ce lo fossimo trovati qua. Vaffanculo. Vabbè, normale, poi provando e riprovando uno si impara. Maledizione. Va bene. Allora, magie del giro singolo. Guida l'estremamente maneggevole NSX-R per dominare in un giro singolo su Suzuka Circuit, tracciato di casa di Honda Sports. Questo estremamente maneggevole NSX-R è una perculata o... o dice seriamente? No, per sapere, a memoria, non me la ricordo guidabilissima. Credo che sia leggermente una perculata. Comunque, prendiamola per buona. Purtroppo il mocassino e il calzino bianco non ce l'abbiamo. E neanche le sue capacità, però... Mettila. Ah, però non c'è il... Ok, vabbè, possiamo uscire anche fuori pista, non fa niente. Cioè, siamo partiti un po' in derapata, ma va bene. Gesù Cristo. Vabbè, cerchiamo prima di fare una guida, una pratica. Cioè non recuperiamo neanche l'ultimo. Questa si intraversa anche da dritta. Vai! Allora, a parte la guidabilità che tu hai detto un attimo così... vabbè, ho sbagliato io, va bene, ci sta. Però, come Cristo, faccio a recuperare quelli là, mo, per quanto abbia guidato di merda, ma... Non so quanto si possa limare la guidabilità con quest'auto, eh. Insomma... Sì, ma non puoi fare quella curva tutta di traverso. Vabbè, uno l'abbiamo recuperato, piano. Insomma. Grazie Joe, grazie per i 32. Grazie mille. Grazie a Marta e Joe, grazie a entrambi.
Riproviamo, insomma. Puliti, puliti, di finezza. Quindi bisogna fare un po' di pratica. Giustamente, sempre su auto diverse. Poi, soprattutto quando sono discretamente incazzose, c'è da far pratica. Allora, prima di tutto dobbiamo evitare di andare a toccare questo qui, che quella curva ci ha fatto perdere un sacco di tempo. Questo sono andati lunghi, per carità. Abbiamo beccato noi, però. Siamo più dietro rispetto, non tanto perché la integra comunque là stava anche prima, e che prima avevamo fatto perdere tempo a questo con la S2000, più o meno là siamo. No, sull'erba, Dio Christian. Non c'è spazio quando ci stanno pure questi. Dove cazzo vai? Questa volta la prima parte l'abbiamo fatta un po' così, maledizione. Attenzione qui, traverso, questa volta all'interno. Quello lì lo superiamo solo di traverso, non esiste che lo superiamo con l'auto composta. Attenzione, ci sta, ci sta, bravi tutti. Un'altra provina? Così, per... cioè, non è che a uno ci salva la vita, cambia granché. Grazie Carlo, grazie per i 100 bits. Dai, vediamo puliti. Guarda, sembra quasi che non si attraversa. Allora, già che se riusciamo a non impatacarci con questo, sarebbe pure una buona cosa. Siamo un po' più dietro. Spingila!
Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Un pochino siamo scesi. E va bene, va bene. Bisogna trattarla con delicatezza e con sportiveggianza. Un po' di finezza e via. Questa era l'ultima, mi sa, di queste qua. Ci manca sempre oro per quella di accelerazione. Però un'auto ce la dovrebbe dare, perché mi sa che comunque le abbiamo fatte tutte. Yes. No, però il gruppo 4. Perché noi abbiamo il NOS per la GT86. Però mi sa che non è per questa. Punta al primo posto in gare tra auto GR3 e GR4. Valuta la situazione, sfrutta le differenze dei punti di staccata tra le auto di diverse categorie per sorpassare i tuoi rivali. Vai, vai. Ragazzi, potete dirlo 18 milioni di volte, altri milioni di dollari non li spendo. Quando avremo un'auto da fare, ci andiamo. Tanto non è che... possiamo fare tutto. Il problema è che non voglio spendere 200.000 crediti per modificare ancora la Lancer. Onestamente. Per carità, eh. Mi dispiace, però... concentriamoci, signori, concentriamoci qua. Il circuito mi sa che è una bella merda. La macchina invece è una bella bestia. Un po' di pratica, capiamo come funziona la macchina e come funziona la pista. Questa da soddisfazione, dobbiamo dire. Altrimenti uno avrebbe saltato mille titoli. Don't worry. Poi si fa pratica anche con il pad, così come bisogna far pratica come anche con il volante, insomma. High Speed Ring 30 minuti, sono le 23:18, quindi anche no, ce la teniamo. Scia, velocità massima 400 km/h. Va bene. Questa ci sta. Cioè ci sta, mo vediamo se ce la famo. Mo vediamo. Allora, anche qui attenzione che bisogna studiare le traiettorie. Arrivare a 400 km/h, eventualmente senza tamponare nessuno, eventualmente... Grilli.
onestamente di quello lì. No, vabbè, è da rifare, è da rifare. Però si fa, cara, avendo cambiato anche male. Ci sta, ci sta. Il primo volante dipende sempre dal budget. Io partirei sempre con G29, G922, per il semplice fatto che sono quelli che costano meno e hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Poi se potete di più, anche meglio, eh. Ah, no, qua per forza dobbiamo andare qua. Va bene, va bene.